Amici carissimi dell'Umbria Vere di Giada, salve a tutti. Mi trovo a Norcia, presso il Point di Uno Gas Umbria. Dobbiamo tornare indietro di qualche anno e ricordarci quel momento terribile, 2016, il terremoto. Ci sono proprio gli addetti di Uno Gas Umbria che ci diranno quello che è avvenuto nel 2016 e quello che sta succedendo ora. Quindi vi presento subito il direttore, il dottor Michele Balducci, e la responsabile della segreteria commerciale di Uno Gas Umbria, la dottoressa Laura Minni. Partiamo subito con il dottor Balducci. Dottor Balducci, il rapporto tra Uno Gas Umbria e il sisma del 2016. Buonasera, la Uno Gas Umbria, essendo una società del territorio, anch'essa è stata colpita dagli eventi sismici del 24 agosto del 2016 e successivo 26 ottobre del 2016. Difatti i nostri locali sono stati resi inagibili dall'evento sismico e solo in un secondo momento siamo potuti accedere ai locali per recuperare quanto di più possibile e riprendere a dare il servizio ai nostri clienti sul nuovo punto posto in via Vespasia Apolla, aperto tutti i giovedì mattina. Poi, per ovviare anche a possibili contestazioni su eventuali consumi anomali, abbiamo deciso di integrare delle letture sui nostri punti gestiti. I giri di lettura sono stati eseguiti in marzo e settembre e si stanno ripetendo ogni anno per appunto dare un servizio aggiuntivo al cliente finale ed ovviare a quelli che possono essere dei consumi anomali emessi in fattura. Dottor Balducci, ad oggi sono previste ancora delle agevolazioni nelle zone terremotate? Nelle zone terremotate sono ancora previste agevolazioni sia da un punto di vista tariffario per quanto riguarda le componenti di trasporto che anche da un punto di vista di sospensione dei termini di pagamento. In quanto, partiamo proprio da quest'ultima, la sospensione dei termini di pagamento è stata prorogata fino al 31/12 del 2020, come anche le agevolazioni che avranno durata fino al 31/12 del 2020. Ma per chi? Ad oggi la proroga è per tutte quelle utenze site nelle cosiddette zone rosse, cioè che vengono individuate da apposita istanza degli enti locali, e per tutti quei moduli abitativi emergenziali che sono MAE, MAPE e le SAE. Per tutte quelle altre tipologie di utenza che presentino sostanzialmente istanza di inagibilità, potranno anch'essi godere di una sospensione di termini di pagamento fino al 31/12 del 2020. Dottor Balducci, Uno Gas Umbria ha ripreso la fatturazione ad oggi? Allora, in merito alla fatturazione ritengo che sia opportuno fare un focus ben preciso, in quanto l'autorità non ha mai previsto la sospensione della fatturazione, ma bensì ha previsto la sospensione di termini di pagamento. Di fatto riprendo l'articolo 14 della 252 al comma 8 al comma 9, dove appunto vengono sospesi i termini di pagamento e danno la possibilità all'esercente della vendita di continuare a fatturare, ma di emettere una fattura di conguaglio dal 1 gennaio del 2020 fino al 31 marzo del 2020, dove dovranno tener conto appunto delle agevolazioni introdotte con la 252 e anche di possibili pagamenti avvenuti in questo periodo dal cliente finale. Dottor Balducci, ma il quadro normativo risulta essere chiaro? Forse per noi addetti ai lavori sì, ma ovviamente dato che ci stiamo rivolgendo al cliente finale ritengo che occorra fare un bel distinguo, nel senso il quadro normativo ad oggi è disciplinato dal legislatore, che ovviamente interviene con dei decreti legge, e l'autorità di regolazione per il gas e l'energia elettrica, che invece recependo quello che ad oggi viene emanato nei decreti legge, identifica modi e metodi per fare in modo che ciò avvenga. A fronte di questo vi dico che dal 2016 sino ad oggi il quadro è stato sempre in andivenire. Questo cosa ha comportato? Ha comportato per gli esercenti la vendita e i distributori ovviamente delle complessità, perché comunque noi abbiamo dovuto continuare a lavorare. E ancora ad oggi infatti ci troviamo di fronte a delle situazioni che sono cambiate e difatti abbiamo chiesto con un quesito all'autorità spiegazioni su alcuni punti che a noi ci sembrano poco chiari. Ringrazio il direttore di Uno Gas Umbria S.p.A., il dottor Michele Balducci. Ora passo la parola alla responsabile della segreteria commerciale di Uno Gas Umbria, la dottoressa Laura Minni. Dottoressa, cosa state offrendo alle zone terremotate?
Beh, innanzitutto siamo sempre vicini alle zone terremotate attraverso il servizio clienti che è attivo dal lunedì al venerdì tramite il numero verde che è 800-767-077 e chiaramente lo sportello qui a Norcia è aperto il nostro point tutti i giovedì dalle ore 9 alle ore 12. Inoltre come offerte commerciali, attive poi dal prossimo primo novembre, tornerà attiva la promozione Porta un amico e per te ci saranno 100 euro di bonus in fattura. Cioè questa offerta è attiva per sia i clienti che i non clienti. Per i clienti, qualora portassero degli amici ad effettuare il contratto con noi di gas o di energia elettrica, potranno ottenere un bonus di 100 euro sulla fattura di prossima emissione. Mentre per chi non è cliente, qualora passi le forniture con noi e porti anche un amico, otterrà 100 euro di sconto sulla fattura di prima emissione. Ringrazio la responsabile della segreteria commerciale di Unogas Umbria, la dottoressa Laura Minni. Quindi scegli Unogas Umbria per le forniture di gas e luce della tua casa. Unogas Umbria, gas, luce e servizi.